Buongiorno, buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi mi sono preso una giornata a dedicare a fare un po' di test, di prove, in particolar modo sospensioni. Quindi la domanda del giorno è: vale la pena far revisionare sospensioni? Bene, se volete sapere, seguite il video. Ah, dimenticavo, ieri sera sono stato all'inaugurazione del mega store di X-Zone a Udine, Tavagnacco per la precisione. Prima di incominciare le discese e i test, andiamo indietro un attimo, andiamo a vedere com'è andata l'inaugurazione. Andiamo. Udine Nord si esce dall'autostrada, uscita a Tavagnacco, mi sa che ci siamo. Wow, che fico! Sti cazzi, che figata! Direi non male. Voilà. Oh, bella gente. Dov'è? Porca troia, era fretta, eh. No, ma oh. Sì, è fregata, è fregata. Allora? Si può oltrepassare il Fai tu. limite. Allora vado a fare la parte. Prendiamo un nuovo macchinario Dyno Test. Faremo il test a tua sospensione. Oh. Sti cazzi. E quindi? In questo qua abbiamo un dato certo su quello che andiamo a fare e sullo stato reale della forcella, abbiamo un fattore quindi facendo un test post revisione. Il cliente, quando facciamo la revisione o anche una caratura, abbiamo un dato certo di quello che è stato fatto al recording, diciamo così, della forcella come era in origine. Ah, ok, quindi la differenza tra il prima e dopo. Abbiamo contato anche il nuovo macchinario, sempre lava per il vacuum, un serbatoio, un areo di viscosità diversa, ed è un macchinario che praticamente ci permette di inserire all'interno dell'ammortizzatore l'olio senza aria. Che figata! Officina top! Voglio tenere le chiavi appese, non mi piace. Grazie! Tanta roba! Come altro servizio, la visione magari noi li facciamo sempre la caratura in base alle tabelle praticamente, noleggiare il sistema del shockwidth. Oh! Praticamente lo colleghiamo alla forcella o all'ammortizzatore. Già un dato, non dico proprio perfettamente certo, ma dà l'aiuto sulla caratura. Andiamo sulla telemetria. Piano piano ci avviciniamo. Questo qua è qualcosa di facile da dare al cliente. Alle volte serve qualcosa di più semplice piuttosto che una cosa complicata e magari un po' più diretta. Per le cose tanto complicate di solito vengono usate in Coppa del Mondo per andare a Esatto. limare i centesimi. I No, centesimi. non siamo ancora arrivati lì. Io penso che noi siamo ai 5 secondi. Sì, facciamo anche qualcosa in più probabilmente. Diciamo che dà una bella mano perché spesso l'errore che fanno quasi tutti è la pressione Sì, e il ritorno. Sono troppo basso perché vogliono forzare la più sensibile, ma in realtà è sbagliato. Bello, bello, bello. Lavaggio interno, noi ci teniamo tantissimo alla cura della bici, quindi la Ok. bici viene presa, smontata, lavata, abbiamo tre vasche da suolo. In certi casi quando arrivano certe bici veramente messe Sì, male, non è che invece. ti togliamo il cambio con la trasmissione all'ercia. Sì, certo. Abbiamo, controlliamo, misuriamo la trasmissione che non sia Si cerca usurata. di portare il più a nuovo possibile Sì. per fare un punto zero. Perché... Angolo oli, abbiamo un piccolo angolino formula, Ok. sappiamo che stanno arrivando dei prodotti nuovi, non si può dire niente. Quindi silenzio. Ocean, ragazzi. Tanta roba l'Ocean, Eh sì, io lo uso e devo dire che tanta roba, sì. Sì, è stato fatto, non è finita. La sospensione è parata anche bene perché costa così poco, per Sì, ma quindi qua si possono fare le ripetute anche. Cosa pranzo? Fuoco, poi Esatto, cosa pranzo ripetute mangiamo. su e giù e Prima via. mangiamo. E queste? Questa qua abbiamo la possibilità di dare a noleggio la flotta di Focus Zems. Ma ad esempio, revisioni e sospensioni come funziona? Cioè il cliente te le manda? Noi ormai lavoriamo un po' con tutta Italia, lavoriamo con parecchi negozi di tutta Italia. Ce le spedisce e c'è il Ok. privato che ce le porta. Spesso c'è il privato che ce le spedisce, poi viene a essere qui per farsi spiegare il lavoro, il perché.
e di certe temperature. E anche avere, cioè, un feedback diretto, cosa va bene, cosa non va bene. Perché spesso magari se è stato un progetto particolare che va oltre la revisione tradizionale, sì, o se è stato qualche componente terra rotto, qua devi spiegare. Spesso perché si va oltre le ore di utilizzo consentite alla revisione. Un classico. Quindi, la domanda famosa è: serve revisionare le sospensioni? Diciamo che sì, dai. Dai, diciamo che sì. Ho visto che gente spende ancora più soldi per fare certi upgrade. Va bene, o magari con una calibratura delle bocche per aumentare la scorrevolezza, diciamo così, insieme. Non ha più speso soldi per la Vedo tanti ragazzi spendere un sacco di soldi per sospensioni super top, roba del genere. Poi magari girarsi un anno e passa facendo revisioni. E le sospensioni sono inchiodate, quindi sì. Cioè, non ha senso. Più la sospensione è così tecnica, una Ohlins, di manutenzione è sempre più breve. Beh, certo. Bella. Oh, spina bene, eh? Ti ho visto di che è uscito un po' di... Grazie. Vedo da poco. Alle Nutil Ve Forcellis e non per Vincenterbe. Toro. Toro. Che il Kiel è quel di Germano Corredic e che il Kiel è l'usor di Martignan. Porca ma chi è che ha un letto a ste parti? Com'è? Dai questa decanella. Ostimi. Osti. Dai. Prova a girare le bottiglie. Svide. Dai. Quindi? Beh, primo cliente. Sì. E quindi tutto gratis. Tutto gratis. Prezzo speciale. Prezzo speciale. La serata diventa complicata. Chiede, mi raccomando, ti ho portato qua il mio mezzo. Devi fare tutto. Cerchi, ammortizzatore, forcella, cuscinetti soprattutto. Cuscinetti, due. Cambio, catena. Due. Uno che freni i brevi. Logicamente spariamo. Sarebbe altro. La 38 in omaggio per oggi. Se ne funziona in più, insomma. Bene, bene, bene. La serata stava degenerando. E sono scappato. Bellissimo negozio, mi è piaciuto molto. Moltissimo questo stile un po' industrial, comunque un po' di verde, di piante in mezzo, dico le postazioni di lavoro dei meccanici sono comunque molto ampie, spaziose e pulite, comunque sono nuove, sarà da vedere magari tra un po' di tempo, ma so che Loris è un tipo molto meticoloso, lavorava prima, era sempre tutto in ordine, questa cosa qua secondo me è da far notare. Bene, comunque è tutto bello, bello l'ambiente, mi è piaciuto molto. Sto tornando a casa e domani, un po' di ore praticamente, ho portato con me delle sospensioni revisionate, testarle, provarle sulla mia Strive che mi ha preparato Loris e vediamo come vanno. Voglio fare un po' di cambiamenti. Ciao. Oggi sono qui sotto, c'è Aviano, e questa, se non lo sapete, è la mia nuova Canyon Strive taglia L BC, particolarmente grande, però ha un carro molto corto, quindi comunque rimane maneggioso, è abbastanza importante. Montata così con copertoni, con carcassa di H casing, sono sui 17.2 17.3. Ho messo su questo Flat X, arrivava con l'X2, questo qui. Comunque non è male la sensazione di questo Flat X. L'X2 è una sensazione un po' più simile alla Mamolla. Mi sono trovato molto bene, ho girato fino alle Ligure, uscirà probabilmente il video tra un po' di fine Ligure. Oggi sono qua comunque a testare queste mie sospensioni, in particolar modo questo DHX, sto a revisionare appunto da X-Zone. Voglio provare anche questa Lyric che avevo montato sulla mia Spectra, mi sono trovato molto bene, l'ho fatta revisionare, quindi andrò a percepire il lavoro che ha fatto Loris di revisione rispetto a prima. E ne avevo fatto un uso molto intenso tutta l'estate. Ok, primo giretto di riscaldamento, quindi ho partenza da bici standard come prima. Vediamo anche come è messo il sentiero, è un po' che non vengo a girare qua. Mi viene perché hanno rifatto le sponde, infatti sponde nuove, bellissime direi. Wow, bella. Ok. Bene, bene, bene.
La discesa sta fatta, di riscaldamento, ci ho capito un cazzo. Pronti via in discesa, non è poi così facile. Comunque l'anello è molto corto, impiego circa 2 minuti a scendere, neanche. Uno su, pedalo, altro giro, però rifarò di nuovo il giro così. Poi inizierò a cambiare qualche componente. Completato il circuitino, sono di nuovo qui dal furgone, l'entrata del sentiero. Il sentiero è di Accastarto su Strava. Niente, sono circa 20 minuti di circuito, quindi tra discesa e salita. Adesso giù di nuovo. Ok, quindi di nuovo, stessa configurazione di partenza, che voglio anche svegliarmi fuori, capirci qualcosa prima di iniziare a cambiare componenti. Troppo gonfio, persone davanti, decisamente. Prima configurazione con 38 davanti e flat X dietro. Devo dire che il dietro mi piace tantissimo, è veramente veloce, fluido. Davanti oggi ho avuto non bellissime sensazioni, quindi primo test, mettiamo su la Lyric. Bene, 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 forca montata. Adesso si va a provare. Terzo giro, ora con la Lyric. Gonfio sulla gomma anteriore, ma ragazzi, no, è pazzesca, bella revisionata. Wow. No, vabbè, incredibile. Bella. Direi niente male. Non voglio spoilerare un po' presto la risposta. La domanda, appunto, è bene fare la revisione delle forcelle, ma questo giro con la Lyric appena revisionata è tanta roba, raga. Cioè, cambiato tantissimo. Incredibile. Belle sensazioni. Bene, bene, terzo giro fatto con la Lyric, adesso tocca a lui. Ciao ciao Flotix. Bene, 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 ammo montato. Ok, altro giro di ammo molla, la DHX e Lyric davanti, gonfiato un po' la gomma anteriore. Oh. Oh, oh. Ok, questo appena revisionato. Le dita smosse, spostate davanti. Allora, per atterrarlo un po', perché è veramente scoppiettante. Porca vacca, che velocità. Allora, sensazione un po' strana, sicuramente vuole tratto. Io l'ho messo su così come ce l'avevo sulla Spectra. Ovviamente sono bici differenti. Ho la 500, sembra quasi l'opposto, nel senso che ad aria
lavora bene su tutta la corsa. Questo qui mi sembra che muri veramente un sacco. Metà in corsa in poi, infatti sono arrivate le belle stecche sulle gambe, faticato parecchio. Lo trovo molto più, sembra più reattivo, so che una pompata alla bici un po' più reattiva, più viva. Ma la sensazione è da tarare perché così impegna parecchio le gambe. Ok, ho regolato un po' l'ambo, vediamo se va, se va un po' meglio ora. Ale. Strano effetto lì. Chiuso un po' i ritorni, probabilmente l'amo non si estendeva. Ho usato tre botte dove mi ha rallentato un po', credo sia stato quello. Per il resto bene, la bici vola comunque. Bene bene bene, siamo alla fine del video. Concludo questa giornata. Risultato positivo, molto positivo. È un po' strano a volte fare dei test così, non correre basta, ma mettersi là un giorno, prendersi un po' di tempo e soprattutto secondo me farlo da soli, perché quando si è con altre persone poi è difficile concentrarsi, percepire il feeling della bici. Quindi se avete modo, mettete lì una giornata, andate magari anche sul trail che conoscete, trail un po' misto, che sono tratti veloci, lenti, scassato, qualche bella curva. Parlando di forcelle, le 38, sia la Zeb che prima avevo già provato ed ora la Fox 38, mi hanno dato un po' la stessa percezione. Sono delle forcelle che permettono di andare molto forte, ma non sono così facili da guidare secondo me, cioè sono molto impegnative. Mettere la bici dove vuoi te con quel tipo di forcella, o conosci veramente il sentiero a menadito, allora cioè devi anticipare molti movimenti. Se sbagli una linea e devi correggere all'ultimo è veramente molto difficile, secondo me, sempre mie sensazioni, ovviamente sono personali. Avevo usato anche la 36 e mi dava la stessa sensazione, cioè che con la 36 la bici era un po' più facile da guidare, mettevo più facilmente la ruota davanti dove volevo io, però non mi trovavo come feeling di tensione, come lavorava. Questa Lyric qua a me fa impazzire. Ma molla non ho avuto di percezione tutta questa differenza rispetto all'ammo d'aria. È vero che l'ammo d'aria l'avevo usato a fine Ligure per 3 giorni e ci avevo lavorato un po' con le tarature, me l'avevo fatto mio. Qua invece messo su, ho fatto 2 discese, quindi ci vuole magari un po' di tempo per tararlo. La sensazione è un po' diversa, non così tanto secondo me. Rispondendo alla domanda, ha senso fare la revisione delle sospensioni? Ragazzi, direi proprio di sì. Lyric mi è tornata, che non dico riconoscibile, ma caspita, è pazzesca adesso. L'avevo usata per circa, sì, non così tanto in realtà, non avevo fatto la revisione subito. A volte mi piace, appena comprata la nuova, mandarla subito a Loris, perché molte volte il montaggio iniziale non è così speciale. Quindi a livello di feeling la revisione delle sospensioni sì, va fatta. Vi rimando alla risposta invece che mi ha dato Loris. Funzionale, sì, ho spiegato qualche componente terra rotto, ma lo mostriamo al cliente e gli spiego. Per spiegare, esatto. Spesso perché si va oltre le ore di utilizzo consentite alla revisione. Classico. Quindi, bene, bene, bene. Chiudo questo bel video.
spero vi sia piaciuto seguirmi in questa giornata di prove e ovviamente la serata di ieri sera all'inaugurazione del negozio. Ciao!